Benvenuta ad una nuova puntata di GCN Italia. Come tutti gli anni che aprono o chiudono una decade, anche il 2020 si presta bene a fare dei confronti con le decadi passate. In questo video ci siamo concentrati su 5 aspetti relativi al ciclismo e abbiamo visto come sono cambiati dagli anni 70 ad oggi. Nel secondo dopoguerra in Europa c'è stato un grande incremento dell'urbanizzazione e del benessere economico, il famoso boom economico, che ha portato molte persone ad investire i propri guadagni, i propri risparmi in automobili e motociclette, che venivano viste come segno del progresso e del benessere sociale, a discapito della bicicletta che invece era vista come una cosa arretrata, vecchia e per persone poco abbienti. Questo si ripercuote anche sul ciclismo professionistico, che vide in questi anni uno dei momenti meno floridi della sua storia. Pensate che al Tour de France del 1980 il vincitore portava a casa una somma equivalente agli attuali 4.735 euro che doveva anche dividere con i suoi compagni di squadra. La svolta ci fu a fine degli anni 80, inizio anni 90, quando lo sviluppo tecnologico permise alle televisioni di trasmettere in diretta le corse per periodi più lunghi con qualità sempre maggiore. Questo incentivò molto la visibilità degli sponsor che iniziarono a investire sempre più soldi nel ciclismo professionistico. L'apice si raggiunse però negli anni successivi con Lance Armstrong, che tra le indiscusse colpe ha però il merito di essere diventato la prima superstar mondiale del ciclismo, e questo ha portato un grandissimo indotto economico nell'ambiente a beneficio di tutti quanti. Oggi il ciclismo professionistico è un'industria che vale miliardi di euro. Il ciclista più pagato attualmente è Peter Sagan, che nel 2020 ha un contratto lordo annuo di circa 6 milioni di euro. Vedremo cosa succederà nei prossimi anni. Il peso delle bici in acciaio fino agli anni 90 si aggirava attorno ai 10, 9, 8 kg nel migliore dei casi. L'avvento poi successivo dell'alluminio e del carbonio portò ad abbassare di molto le masse delle biciclette. Luke introdusse a fine anni 80 una bicicletta con tubazioni in carbonio e congiunzioni metalliche. Pochi anni dopo Colnago produsse la prima bicicletta interamente in carbonio, il primo telaio tutto in carbonio. Questo portò ad abbassare notevolmente il peso delle biciclette e fece sì che Luci decise di inserire un peso limite sotto il quale non si poteva andare, 6 kg 800 grammi, che è ancora valido anche oggi. Questo portò quindi i costruttori di biciclette, soprattutto negli anni 2000, a concentrarsi più sull'aerodinamica e sulla rigidità torsionale dei propri modelli, perché sotto quel peso non si poteva andare. Con l'introduzione dei freni a disco negli ultimi anni il peso è tornato al centro dell'interesse dei costruttori, perché ovviamente i freni a dischi idraulici aumentano di parecchi etti il peso totale della bicicletta rispetto ai freni tradizionali, e non tutte le case sono ancora riuscite ad arrivare con i loro modelli di punta al peso limite di 6,8 kg. L'altra grande differenza riguarda sicuramente la trasmissione. Si è passati da cambi con le leve sul tubo obliquo degli anni 70 con 6 soli rapporti posteriori, ai cambi attuali a 12 velocità elettronici wireless. Qui il passo in avanti è stato veramente incredibile. C'è però una cosa che si è persa con il passare delle epoche: i telai fatti su misura. Nell'epoca dei metalli, infatti, tutti i professionisti avevano una bicicletta fatta su misura per loro, e noi italiani eravamo veramente bravi in questo. Poi con l'avvento dei telai monoscocca in carbonio questo non fu più possibile. Oggi si può avere ancora una bicicletta su misura in carbonio, si può avere un telaio a congiunzioni che però è più pesante di un monoscocca, oppure si può avere un telaio fasciato che però è meno rigido di un monoscocca. In entrambi i casi la bici costerà comunque molto di più. Si può provare ad avere un telaio monoscocca su misura utilizzando degli stampi componibili, ma la tecnologia non è ancora avanzata e aperta a tutti, oppure, se proprio si vuole, si può creare uno stampo su misura, però a questo punto bisognerà essere disposti a sborsare almeno 250.000 euro. Che lo si ami o lo si odi, Luci è senza dubbio uno dei più grossi cambiamenti nel mondo del ciclismo. Ha dato infatti un organo di governo e ha permesso di riconoscere il ciclismo come sport professionistico. Senza dubbio uno dei maggiori cambiamenti fu l'introduzione di una classifica a punti da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale nel 1988.
Questo permise allo sport di diventare molto più competitivo. Infatti, per poter partecipare ai massimi eventi, bisognava raccogliere un certo determinato numero di punti durante la stagione, facendo sì che gli eventi principali, come il Tour de France o la Parigi-Roubaix, fossero accessibili soltanto alle squadre che veramente se lo meritavano e che avevano fatto più punti nelle stagioni passate. Luci ha anche iniziato a gestire il calendario in modo diverso, distinguendo le corse nelle 5 classiche monumento, nelle corse di un giorno che non fanno parte di queste classiche e nei grandi giri. E ha distribuito queste corse in modo più omogeneo durante tutta la stagione. Pensate che precedentemente il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta a Spagna si correvano in primavera e quindi non era possibile per un corridore partecipare a tutti questi eventi lo stesso anno. Fino all'inizio degli anni 70 l'abbigliamento per ciclismo era realizzato in lana o in seta, due materiali che non erano certamente aerodinamici e se bagnati diventavano anche molto pesanti, soprattutto la lana. Tutto cambiò con l'invenzione della licra che entrò nel mondo del ciclismo negli anni 70, un materiale che permetteva di resistere al sudore come la lana e di essere leggero come la seta. Nel corso degli anni poi l'abbigliamento si è sempre via via più specializzato e migliorato tecnologicamente. Ci sono alcune cose però che sono abbastanza recenti. Pensate che il primo pantaloncino con fondello integrato, allora in pelle di camoscio, risale agli anni 80, prima non c'erano. E il primo completino appositamente creato per una donna risale addirittura agli anni 90. Oggi i completini da ciclismo sono progettati per essere leggeri, aerodinamici e confortevoli. Inoltre la tecnologia ha permesso di creare indumenti come la gabba che permettono di percorrere lunghe distanze sotto la pioggia cercando di mantenere un buon livello di comfort e anche una grande aerodinamica. Sicuramente l'abbigliamento nel corso degli ultimi 50 anni è una di quelle cose che è cambiata tantissimo. Il metodo di allenamento della vecchia scuola si può riassumere con la frase di Coppi che dice che per andare più forte in bici bisogna andare in bici, andare in bici e andare in bici. Le cose non sono cambiate tantissimo neppure negli anni 60-70. Infatti Barry Hoban, vincitore di 8 tappe al Tour de France di una Gent Wevelgem, dice così a riguardo: in quegli anni ci allenavamo seriamente solo a gennaio, poi si correva tantissimo da febbraio a ottobre. Si pedalava un po' a novembre e ci si prendeva un mese libero a dicembre. I corridori oggi hanno a disposizione allenatori esperti, scienziati, psicologi dello sport, test creati ad hoc come il test del lattato, il test del VO2 max, strumentazione come ciclocomputer, misuratore di potenza, allenamenti personalizzati apposta per loro. Tutto ciò ha reso l'allenamento molto scientifico e l'ha portato a un livello quasi matematico. L'allenamento è quindi diventato un mezzo per arrivare al 100% della condizione e agli obiettivi prefissati. Non più come una volta che era semplicemente un collante tra una corsa e l'altro, tra un periodo della stagione e l'altro. Adesso non è raro vedere ciclisti che magari si prendono 2, 3, 4 settimane di pausa dalle corse per allenarsi in modo specifico e arrivare al 100% della condizione e al grande obiettivo. Anche l'alimentazione è cambiata in modo radicale. Dalle bistecche prima della partenza si è passati agli integratori sempre più tecnologici che permettono di recuperare in meno tempo e di poter resistere a sforzi intensi per tante ore. Oggi esiste un integratore specifico per ogni momento della corsa e anche della giornata e sono nate figure professionali in grado di creare piani alimentari non più solo per curare patologie come avveniva in passato, ma per permettere il raggiungimento anche della massima performance. In conclusione, sappiamo bene che ci sono stati tanti altri settori che sono cambiati notevolmente negli ultimi 50 anni. Magari fateci sapere il vostro pensiero qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e seguiteci sulle nostre pagine social. Arrivederci al prossimo video. Ciao!